Un ringraziamento al dottor Ghezzi e alla dottoressa De Valle per averci coinvolti in questa bellissima iniziativa. Ci siamo riscoperti a vicenda. Intesa San Paolo Formazione è una società consortile, due parole molto sintetico, per azione del gruppo Intesa San Paolo. I consorziati sono tutte le società del gruppo, bancarie e non. E noi che facciamo? Lavoriamo sul mercato esterno, cioè trasferiamo tutto quello, come diceva il dottor Dorrucci, che il gruppo fa al suo interno verso i clienti del gruppo, interagendo in modo molto sinergico, soprattutto con le associazioni di categoria. E questo, diciamo, il nostro legame. Già in Confindustria stiamo portando avanti un grosso progetto che dovrebbe concludersi a breve, che va in questa direzione, nella direzione di analizzare quelle che sono le competenze che il mondo dell'istruzione, le conoscenze che il mondo dell'istruzione offre ai giovani, per vedere come si sposano con le competenze che il mondo delle imprese offrono, devono offrire ai giovani. Quindi l'alternanza scuola-lavoro fa da collante. Noi siamo partiti prima della legge, partendo da alcune esperienze che sono state poc'anzi in un'industria di Torino rappresentate, ma che sono state fatte a livello nazionale da Confindustria, ma che Intesa San Paolo Formazione nel suo piccolo ha fatto, sia a livello nazionale, anche territoriale, abbiamo visto quella della regione Campania, ma ce ne sono altre per altre regioni, ma anche a livello nazionale e anche a livello internazionale, interagendo col mondo della scuola pubblico e privato attraverso l'utilizzo del programma Leonardo, dove abbiamo puntato su un'innovazione della didattica che utilizzasse una didattica che doveva trasformare, incidere sui curricoli scolastici attraverso anche l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi facendo sposare l'innovazione tecnologica con l'innovazione della didattica per le competenze che servono, orientandola ai nuovi saperi. È tutto quello che è stato detto in questa sala, quindi non mi ripeto. Ovviamente tutto questo punta verso la competitività, una competitività che non è solo dell'impresa, è anche dell'individuo, la competitività del giovane. Il giovane punta all'occupabilità, ma anche il lavoratore deve mantenere a livello individuale, quindi innovarsi anche nel saper fare i nuovi sapere per mantenere e quindi essere competitiva all'interno della sua azienda. Per cui l'alternanza dovrebbe anche contaminare questo aspetto sociale, dando ai giovani maggiore abilità sociale nel sapersi proporre, per puntare verso un achievement, un'aspirazione che non è soltanto occupazionale, ma di successo e di realizzazione competitiva di se stesse. E allora a questo punto sono state richiamate alcuni fenomeni che interessano il mondo della scuola, la valorizzazione delle differenze, il fenomeno dell'abbandono scolastico. Beh, l'alternanza dovrebbe incidere e stimolare una soluzione definitiva di queste problematiche che non sono soltanto italiane. Nei nostri progetti che abbiamo portato avanti a livello appunto di giovani all'interno delle scuole e di docenti che dialogano quotidianamente con i giovani, abbiamo trovato che in Spagna, in Francia, in Belgio ci sono delle problematiche simile all'Italia. Se parliamo di abbandono scolastico, la Spagna registra recentemente in una indagine di Euro-Istat il 25% di dispersione, l'Italia è scesa al 17%, l'Unione Europea ancora è intorno all'11%. Se guardiamo ai NEET, cioè i ragazzi che ne studiano e ne lavorano, abbiamo una percentuale Italia, Spagna, Francia, Belgio pari al 13,5%, incluso il Portogallo. Quindi siamo tutti in una situazione di miglioramento e l'alternanza scuola-lavoro penso che possa dare un grosso contributo. Per cui questo nostro passo, che è un passo di sinergia tra un mondo che è il mondo della finanza, che a livello di gruppo, come accennava il dottor Dorrucci, stiamo lavorando su un progetto che abbiamo già presentato al MIUR in modo molto formale, quindi
adesso è al vaglio del MIUR, dove il grattacielo di Torino sarà la prima sperimentazione, dove ci sarà un hub che appunto sperimenterà all'interno del settore finanziario creditizio un'alternanza, un'iniziativa, un progetto di alternanza reale. Allora questo progetto, come diceva la dottoressa De Val, porta in campo, fa confrontare per contaminarsi dirigenti, manager del mondo delle imprese e manager, dirigenti del mondo della scuola, per stimolarsi a vicenda ma anche per uno scambio di quelle che devono essere le nuove metodologie. Soprattutto questa è un'innovazione, come si diceva prima, di un nuovo paradigma educativo, didattico soprattutto, più che educativo, dove appunto, come dicevo prima, la valorizzazione deve essere quella della differenza, dove il giovane deve capire che esiste un mondo che è quello delle imprese, dove ci sono anche nel mondo del lavoro dei diritti e dei doveri, dove anche nel mondo del lavoro c'è la sicurezza, che non è soltanto una sicurezza organizzativa o aziendale, ma è una sicurezza che deve anche far traguardare verso la sicurezza sociale. Per cui dare una lettura un po' più ampia di questa, di questo stimolo che dà la legge sulla buona scuola, penso che spingerà a dare dei risultati molto importanti. Ovviamente un progetto come questo, che stimola due mondi, il mondo della finanza, come dicevo prima, e delle banche, e il mondo dell'impresa, poi sono due imprese, due comparti diversi, di settori diversi, avrà come obiettivo quello di far dialogare soprattutto il mondo dell'impresa tout court col mondo della scuola, cercando di contaminarsi a vicenda e quindi di assicurare un futuro migliore ai giovani. Grazie.